Oggi vediamo un caso di rinoplastica estetica e con una componente funzionale in un tension nose. Abbiamo un caso di tension nose, naso in tensione. Che cosa vuol dire? Analizziamo le tre componenti del naso nel profilo. Abbiamo la prima volta, che è la volta ossea, il supporto superiore, diciamo la parte del naso che sta in mezzo agli occhi, per dirlo così un po' grossolanamente. La seconda volta cartilaginea, sostenuta dalle cartilagini triangolari e dalla cartilagine del setto nasale. E la terza volta, che è quella sostenuta dalle cartilagini della punta e ancora dal setto nasale. Quindi abbiamo V1, V2, V3, come nel disegno che vedete. Che cosa succede nel tension nose? Che la componente media delle cartilagini, quindi V2, è decisamente molto proiettante, è molto in fuori, quindi sporge molto. E questo dà uno classico stiramento del naso, della piramide nasale all'infuori, che determina una valvola nasale interna molto stretta, quindi un angolo valvolare decisamente al di sotto dei canonici 15 gradi che consentono una buona respirazione. In questo caso abbiamo un'altra componente respiratoria, valvolare, che è data invece da una debolezza intrinseca della valvola nasale esterna, che dov'è posizionata? Lungo il bordo delle narici, dell'ala nasale. Sono deboli e inspirando la paziente ha una sorta di collasso, quindi un meccanismo di questo tipo. Che cosa è stato fatto? La classica, diciamo, rinoplastica, in cui viene creato un profilo rettilineo come voleva la paziente, soprattutto allo scopo di ridurre la sporgenza del naso all'esterno. Classico del tension nose è uno scarso sostegno della punta, quindi è stato messo un innesto columellare, anche qua vedete il disegno, per garantire il sostegno della punta, soprattutto nel lungo termine, e due piccoli innestini, gli ala ring graft, anche qui abbiamo un disegno, per dare una forza strutturale alla valvola nasale esterna, sia a destra che a sinistra, anche qui in ottica di lungo periodo. Nel contempo corretta una deformità del setto nasale e ridotti di volume i turbinati. L'intervento è stato eseguito in anestesia generale, senza tamponi, con un ricovero da day surgery, quindi a casa nel pomeriggio.